Buonasera, siamo con Mirko Di Cesare, il presidente della Mediterranea Volley Spoltore Fermacia Santa Teresa. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti. Allora, la stagione è iniziata nel modo migliore: due partite, due vittorie. La squadra ha risposto bene, il coach Sergio Peluso è soddisfatto dell'andamento. E lei si aspettava un avvio così folgorante? Guarda, in verità no. Mi aspettavo comunque una partenza con più difficoltà, perché comunque la squadra è nuova, abbiamo preso tutte ragazze nuove che logicamente dovevano amalgamarsi. E invece devo dire che sono partiti molto molto bene. Ci sono arrivate subito due vittorie su due partite, abbiamo subito raggiunto il primo posto e speriamo di continuare così. Senta, è rimasto piacevolmente colpito dal nuovo staff tecnico che insomma, ha dato un'impronta già abbastanza ben precisa alla squadra. Sono cambiati anche rispetto agli anni scorsi, senza nulla togliere a chi c'è stato, sono cambiati i metodi di allenamento che hanno portato subito questi risultati importanti. Sì, praticamente abbiamo un po' rinnovato e ringiovanito un po' lo staff tecnico. Abbiamo bisogno di allenamenti nuovi, di mentalità nuova. E qui infatti subito l'allenatore, ma anche tutto lo staff tecnico, ha portato proprio idee diverse, idee nuove e si vedono già i risultati. Senta, adesso passiamo più alle questioni un pochino più che riguardano la società. Oggi quanto è difficile fare pallavolo in generale in Abruzzo e anche in Italia? In realtà è molto molto difficile. Adesso comunque fare pallavolo, soprattutto la parte maschile, è quasi impossibile. La femminile sta reggendo anche perché comunque a livello nazionale è uno degli sport comunque che stanno andando bene e va ancora molto bene. Però adesso comunque cioè, arrivano grosse difficoltà anche sia dall'ambiente in cui ti trovi e sia in generale dalle nuove generazioni che comunque hanno proprio cambiato mentalità, non vedono più uno sport come un'attività di crescita, di impegno, ma più quasi come educazione fisica, quindi più un non agonistico, diciamo così. Sì, qua in Italia il problema è che si parla di pallavolo solo quando la nazionale italiana si trova in competizioni importanti, si trova a lottare per le finali, i titoli mondiali, le Olimpiadi, se no per il resto purtroppo non è come il calcio che è uno sport d'attrazione. Sì, purtroppo sì, e per fortuna almeno vincono, le nazionali vincono spesso, quindi almeno si parla di questo. Il problema è che appunto siccome si parla poco, anche a livello di strutture, ma proprio a livello nazionale, mancano, siamo comunque, abbiamo difficoltà ad avere strutture nuove. Strutture che ci possono fare in modo di crescere e far crescere anche il movimento. Quindi questo a livello nazionale, vabbè, la nazionale ha sempre in Un occhio di pianoscopico, riguardo, diciamo. esatto. Sì, è un po' anticipato anche la domanda che volevo farle, che era quella appunto che riguardava i vari impianti sportivi. Non è solo un problema locale, ma un problema generale che riguarda un po' tutto l'Abruzzo in genere, ma anche un po' centro-sud Italia. Già nel nord Italia forse gli impianti sono molto più presenti, ben distribuiti, anche molto più moderni. Sì, Nord Italia sono più moderni, infatti le società di pallavolo sono tante, se noi andiamo a guardare per esempio la Serie A sono quasi tutte del nord, quindi questo grazie anche a queste nuove strutture. Logicamente con queste strutture fai proprio fatica ad attirare la gente all'interno della palestra, sono fredde. Insomma, per fortuna il palatenda dove giochiamo
comunque ne hanno fatto da poco il pavimento e comunque una palestra diciamo accettabile. Sì, anche nel nostro campionato spesso incontriamo palestre dove non c'è riscaldamento, dove non c'è neanche i posti per sedere e tifare la propria squadra. Invece nel nord questo accade molto di meno. Senti, un'ultima domanda. Lei ha sempre coltivato il sogno di portare più in alto possibile la squadra, che è la squadra della sua città, le Spoltorese, quindi. Ma realisticamente Spoltore potrebbe ambire un giorno a disputare palcoscenici ben più importanti, non vogliamo arrivare lontani, ma la Serie C per esempio. Sì, guardi, noi l'obiettivo che ci siamo prefissati a lungo termine è di regalare alla città di Spoltore almeno una Serie C. Quindi fare logicamente a lungo termine, non possiamo pretendere di Anche perché arrivare. saranno bisogno di investimenti non solo da parte della società, ma poi Esatto. bisogna intervenire anche con strutture adeguate. Sì, e quindi logicamente. Dobbiamo programmare e magari anche insieme a, diciamo, amministrazione comunale comunque un discorso per arrivare a una serie C. Sarà un progetto a medio-lungo termine? Sì, medio-lungo termine, sì. Adesso stiamo riformando Prematuro parlare adesso di sì, noi obiettivi. come società, io adesso ho riformato lo staff tecnico, ma stiamo riformando anche le giovanili, quindi fare in Ecco, modo. ci ricorda, già che ha toccato il discorso, le varie categorie che andrete ad affrontare. Vabbè, adesso il campionato di prima divisione è già partito, poi ci sarà la terza divisione. Sì, Under 19, Under 14 femminile l'Under che è già 14 partito. già è partita e poi abbiamo il Volley S3 che è l'ex mini volley e comunque contate che queste sono anche categorie che erano già un paio d'anni che non si vedevano più qui a Spoltore, quindi piano piano dobbiamo dare il tempo di crescere a Ci vuole queste ragazze. presentare velocemente i nomi dello staff tecnico a partire, vabbè, il coach della prima squadra Sergio Peluso. Sì. Poi c'è il vice di Sergio Peluso che è Arturo Caporale, poi c'è l'allenatore Matteo D'Angelo che segue l'amatoriale, ci sono i collaboratori Giada Di Muzio e Giorgio Pavone, Erika Montebello che seguono comunque le varie giovanili, Erika Montebello, che ricordiamo anche il che è capitano anche della il terza capitano divisione. della prima squadra, e poi ci sono Raffaella Damiani e Deborah Basilico che seguono il volley S3. Benissimo, Presidente, grazie di questa intervista che ci ha concesso, le auguriamo un buon lavoro e speriamo che Spoltore possa arrivare con la palla a volo il più lontano possibile. Grazie a voi.